Erano decenni che si aspettavano questi benedetti lavori di rifacimento del corso dei Michetti di Teramo, la via vecchia signorile, cuore del centro storico del capoluogo aprutino, che come manto stradale conserva gli antichi San Pietrini, con dei marciapiedi però da città terremotata. È proprio su questi che il Comune ha deciso di intervenire con un appalto di quasi 3 milioni di euro. I lavori sono iniziati da 10 giorni e procedono speditamente. Il cronoprogramma prevede che le ditte appaltatrici, Persia, Macinati, terminino l'intervento entro il 18 dicembre per permettere ai commercianti di preparare il Natale, o almeno così si spera. Qualche disagio per questi lavori, ma insomma un po' di preoccupazione per il Natale, ma anche soddisfazione perché questo corso tornerà a vivere nuovo. Guarda, ha detto quasi tutto lei, noi ci fa piacere che questo corso veramente si rinnova perché non è un po' fatiscente la cosa, il marciapiedi, però è logico che le preoccupazioni ci sono per noi commercianti perché sono i giorni in cui noi ci contiamo di lavorare di più. Ci voleva, guarda, vediamo dei marciapiedi tutti rattoppati. Non è giusto, insomma, per il corso è bellissimo. Quelle che stanno facendo, abbiamo visto il progetto, ci è piaciuto tantissimo. È importante che fanno con una certa urgenza e questo ci stanno venendo incontro, va bene? L'aspetto interessante dei lavori di rifacimento del corso dei Michetti riguarda il cambio di filosofia urbanistica adottata invece per il corso San Giorgio, dove i marciapiedi al contrario sono stati aboliti. Il nuovo intervento a corso dei Michetti e in parte a corso Cerulli prevede invece l'allargamento dei marciapiedi fino a lasciare una carreggiata di soli 3,50 m. Se eviteranno così macchine parcheggiate ai lati e il pedone avrà più agio di passeggiare. E poi c'è anche una curiosità: quando il pubblico non ce la fa economicamente ad aggiustare, c'è chi, come privato, il marciapiede se lo paga da solo. Lei come interverrà? Ma qui guardi, a spese nostre, perché non era da progetto, quindi fare tutto il marciapiede in via Sant'Antonio, abbiamo pensato comunque di fare questo investimento per la nostra attività, ma anche per la città, di contribuire a farlo nelle misure più grandi che almeno ci compete fino al nostro solo pubblico. Ecco. In questi anni ci sono stati grandi disagi su questo marciapiede, sono cadute tante. Tante persone. Beh, io infatti ho dovuto mettere gomma a terra perché per evitare che si vedessero e tra me e la farmacia, insomma, era il giorno, era un contemplarsi perché, sai, molte persone anziane col mercato purtroppo cadevano. Adesso c'è questa possibilità.